Tamarri, hanno distrutto il loro studio per fare i video, perché erano tutti fatti a merda. Ora, dovranno cercare di ricomprare tutto, chiamando i negozi di computer. Tamarri. Yes. Pronto? Sì? Sì, sono Massimo di Quarto, sto parlando con Computer Aya. Mi scusi che la sento malissimo, sta cercando? Ah, adesso mi senti meglio? Pronto? Sì, mi senti meglio? Sci-rock. Benzinaio? Tu sei benzinaio? Che cazzo me ne frega? Come sei benzinaio? A me non sei il benzinaio. Vendi roba di computer? Elettronica, chi cerca lei? Elettronica. Minchia, elettronica nell'87. Cosa c'hai? Ancora il DOS tu? No, mi servono le attrezzature, sono youtuber, famosissimo. Proprio importante. Attrezzatura di che cosa? Devo andare in devo fare le dirette con computer. Lo streaming. Quindi mi serve il coso che sto parlando io. Che gli serve? Sto parlando. Sto parlando. Mi serve. Pronto. Che cosa gli serve? Ah, là fate tipo matrioska, sì. C'è lo scemo piccolo, lo scemo più grosso. Mi serve il coso che entrano le voci col filo che va nel computer. E poi mi serve la hai messo giù! Non lo bevi! Non lo vedo più! Tamarri! Pronto? Sei nel negozio che vende le robe per fare i video su YouTube? No. Non hai macchine fotografiche, effetti, luci, quelle robe là? No. Che c'hai? Cosa c'hai? No, noi siamo un negozio, una showroom di elettrodomestici. Ah, quindi c'hai. Ah, però ce l'hai magari le luci, quelle che si mettono dietro i televisori, che fanno l'effetto luce viola, i colorati. Quelle solo da sito online. Non finire di parlare, sciacalà! Dicevo, no? Le luci, quelle che metti dietro i televisori, dietro al mobile per fare video. Ce l'hai? Pronto? Signora? Sciampa? Ci sono tante trasmissioni televisive che possono accogliervi. Sì. Magari fate lo stesso, avete lo stesso successo. No, signora, noi vogliamo fare i video su YouTube, io e mio cugino. Se deve fare il video. Sto riparando ancora! Una canna di fuoco! Luci! Vieni! Gai in due, hai capito? Abbiamo trovato la coppia, Massimino! Aspetta, ci parla anche io. Vai, si chiamano i due. E sciacalla. Da Maria De Filippi. Ci ha riconosciuto. Siete Pio e Amedeo? Sì, siamo Pio e Amedeo. Vi abbiamo beccato. Non riusciamo mai a nasconderci nella telefonata. Ma siete immediatamente riconoscibili. Senti, sciacquacazzi, ci servono le luci per fare i video su YouTube. Ce l'hai o stiamo a perdere? No, non ce l'abbiamo. E che cazzo c'hai? Lavatrici fosforescenti non ce l'hai? Sì, quelle sì. Cazzo, quella è bella. Fantastico. Vabbè, allora mandami una mandami una lavatrice fosforescente a Pio Amedeo. Va bene? Ok. Ciao. Ciao. Okay. A posto. Saluta Pippo Baudo. Pronto? Sì. Che voce che c'hai. Senti, Robocop, ce l'hai robe per fare i video su YouTube? I componenti, cioè microfono, la luce quella rotonda. No, c'ho il microfono, c'ho delle cuffie multimediali. Fico. E il mouse da gaming. Ah, perfetto. Senti, le cuffie quale hai? Per quelle col microfono? Grande. Sì, c'ho anche. Stai parlando con chi cazzo stai parlando? O parli con me o parli col cliente, scemo! Oh! Ma pensa a te. Oh, paracetamolo del cazzo, cosa c'hai? Perché mi hai buttato giù il telefono? Oh! Ti do una testata, coglione! Qua, no? Ma che cazzo vuoi fare, va? Che ti ho chiamato e mi devi servire, scemo! Non sono un cliente! La conversazione deve partire nella maniera corretta. Da cittadino onesto. Calmitudine, tranquillo. Senza stare a farci. No, chiedili direttamente subito cosa c'hai. Senza stare a essere. Troppo. Buongiorno, sono Elisa. Hai capito come comando? Sono il tirannosauro di Quarto Già. Mi serve la roba per il computer. Ma non ho capito. Immaginavo, ti sento un po' tutta inviperita. La fai col capo, eh. Allora, mi serve della roba per il computer. Ma non ho capito, ma con chi sto parlando? Te lo ripeto, aspetta. Massimo di qua, il tirannosauro di Quarto Già. Dai, che sono tutto fatto. Mi serve della roba per il computer, devo fare degli streaming. Sì, ma forse ho sbagliato numero. Perché non vedete la roba del computer? No. Cosa vendete? Ho sbagliato qualcosa. Forse. Cattoleria.
scusa, perché sto tutto fatto. Allora, se vedi col dito, ho fatto un 5 al posto di un 6. Non lo sa. Chiedi se c'hai quella cosa verde che si mette dietro. Ah, quindi cartoleria, ma ci avete la roba di carta? Avete la roba di carta e cartone? Ma che bene, ma no, sono fattissimo, sorella. Sono fatto quattro pippotti proprio randaggi, mi hanno spaccato tutto. Allora mi serviva il cartone verde da mettere dietro la schiena, perché sono spaccato. Dai, sister, che mi devo fare come un cane. Allora, rispondi. Ce l'hai sto cartone verde da mettere dietro la schiena grande? No. Non ce l'hai? Che cazzo di cartoleria sei? Cosa vedi? Sono matite colorate. No, non sappiamo niente che ti possa dire a te. Forse non ti serve uno psicologo. Magari ti serve qualcosa a te, una pezzata, una grammata. Te la lancio nel negozio, te la lancio tipo Molotov, te la lancio nel negozio e te la fai. Poi mi richiami e dici, guarda, è buonissimo. Capito? Senti, ce l'hai l'uniposca, quello che scrive in nero? Al tartufo, l'uniposca al tartufo ce l'hai? Sì, come no? Sì, sì. No, mi sei simpatica, sei troppo carina, sei gentilissima a stare dietro gli sciroccati. Tutti i fatti! Sei una campionessa. Va bene, ti ho parlato la giornata, sisters! Ciao! Ciao, cosa ho fatto? No, vabbè, ma stavo scherzando. Penso alla persona che sta lavorando, lo chiamo un elemento leggero. Ma che... Poi sei gentile, ti ho già dovuto. Raga, questo è la professionista. Ti chiama in cartoleria uno tutto strappato di bamba, gli dai retta così. Ti scasso di schiaffi, ti mi